Kulienchiker. Kulienchiker. Mi piace. Esattamente come me la immaginavo. Un quieto e piacevole villaggio. Non troppo grande. È il posto perfetto dove un giovane insegnante può iniziare la sua carriera. Beh, per essere precisi, ho passato gli ultimi anni in una piccola scuola elementare di Mosca, insegnando ai barboni le nozioni fondamentali. Ma questa è la mia prima nomina professionale come insegnante di ruolo. Non avevo mai sentito parlare di Kulienchiker fino a che non ho letto l'annuncio del dottor Zubrischi sul giornale universitario. Sebbene il paese fosse un remoto villaggio ucraino, ho colto l'occasione e non mi vergogno di dirvi che il mio cuore batte eccitato. Ho questa passione e non ho timore per l'insegnamento. Greco, latino, astronomia, letteratura. Non vedo nessuno in giro. Forse sono arrivato un po' presto. Io sono una di quelle persone che si svegliano impazienti ed entusiaste al sorgere del sole per iniziare il loro nuovo lavoro. Questo è un giorno molto fausto della mia vita. Elenia! Olga! Lebedev! Elenia! Buongiorno. Buongiorno. Per caso avete visto due dozzine di pecore? Due dozzine di pecore? Sì! Erano proprio 14 pecore. No, mi spiace. Se vedete loro, volete dare loro un messaggio? Un messaggio per le pecore? Sì! Dite loro che dovrebbero dirle dove sono, in modo che io possa andarle a prendere. Grazie. Aspetti, aspetti, aspetti. Mi scusi, qual è il suo nome? Zneski. E il nome di battesimo? Quanto tempo ho per rispondere? Non importa. Dimentichi il nome di battesimo. È quello che ho fatto.